in queste cose. Però io ho trovato di cattivo gusto che Padre Lombardi dicesse i pedofili non sono solo nel mondo. Facciamo un esempio più chiaro, qui dentro, no? Mettiamo lì sopra mezzo chilo di cocaina e lei mi dice, ma questo è mezzo chilo di cocaina? E io gli rispondessi, ma mica ce l'ho solo io, ce l'ho pure quella affascianca, Santa Lì. Cioè, voglio dire, non è una giustificazione. Il problema non è che, siccome sono in tanti ad approfittare dei bambini per fatti di pedofilia, questo può scusare. La verità è molto semplice, che nel genere umano, tra le tante violenze, tra i tanti violentatori, ci sono anche i pedofili. Certo. I pedofili sono la peggiore razza che vanno messi in carcere perché sono dei delinquenti, certo, di tendenza. Sì, ma la Chiesa invece di agire con trasparenza ha contrattaccato dicendo sono anche fuori. Questo. Possiamo suggerire al Papa, per esempio, di fare un mea culpa all'Angelus? No, mi perdoni. No. Cosa ha detto questo signore? Non, è una cosa. Il Papa l'ha già fatto questo. L'ha fatto proprio ancora una volta settimana scorsa, domenica scorsa per l'ultima volta. Lo sto facendo tutti i giorni, mandando addirittura nel ciclo. Però la Chiesa tedesca è in subbuglio, la Chiesa olandese in subbuglio. Ma tutto questo avviene perché proprio il Papa ha chiesto finalmente trasparenza su queste situazioni Secondo lei l'apparato ecclesiastico e tutti gli episodi che stanno affiorando denotano un atto di trasparenza? Ogni giorno viene fuori una scuola dove sono stati compiuti accuse. È meglio che vengano fuori, la cosa più grave non è adesso che vengano fuori, e prima li tengono nascosti. Ma non vengono fuori perché li ha denunciati il Papa, vengono fuori perché a denunciare sono gli abusati. Insomma, il Papa lo sa, il talcordio deve salvare Gesù Cristo in terra, ma non possiamo prenderci col Papa. All'interno della Chiesa, lasciamo fuori il Papa, all'interno della Chiesa c'è chi sta nascondendo, abbia pazienza, se no verrebbero fuori. Sto dicendo, io sono il primo che voglio che tutti questi stiano in galera e che vengano fuori. Non voglio fare una generalizzazione perché io... Perché Padre Lombardi ha fatto perché questa io conosco, non lo conosco Padre Lombardi. Perché dicendo, ha detto ce li avete anche nella... Non ci sono solo nella Chiesa, ci sono anche fuori. Perché questa minaccia? Non lo so se è una minaccia o se è una constatazione. Non conosco Padre Lombardi, non so lo spirito... Il portavoce. Non so lo spirito con cui l'ha detto, so soltanto che... ma so lo spirito, non lo so, lo spirito con cui l'ha detto. Io so una cosa è certa, che... nella Chiesa, come nella politica, come tra i giornalisti e come tra qualsiasi aggregazione sociale, non bisogna fare di tutto il buon fascio. Io conosco, certo, la Chiesa, ho conosciuto e leggo della Chiesa della pedofilia, ma della Chiesa dei missionari, della Chiesa che tutti i giorni danno la propria vita per cercare di aiutare tutti gli altri. Quindi la criminalizzazione della Chiesa in sé, in quanto tale, va bene, semplicemente perché in questi ci sono delle mele marce. Non mi va bene perché da cattolico voglio buttare via le mele marce, ma voglio salvaguardare un'istituzione che è un punto di riferimento dell'anima e del corpo. Sì, quando non ci sono violazioni sono d'accordo con lei. Oggi sta su tutti i giornali e quindi le cose si pone al centro dell'attenzione. Per concludere la nostra intervista, poi le faccio rapidamente qualche domanda personale. Bertolaso, sull'inchiesta del G8, ha fatto una campagna di comunicazione, lui la chiama di contrattacco, eccetera. Però io penso che un amministratore delegato in un'azienda, se avesse dei sottoposti tipo, premesso che poi ci sarà un giudizio, eccetera, però alcune forme di corruzione mi paiono acclarate, eccetera, non starebbe in un'azienda, cioè dovrebbe dimettersi. Invece lui è lì e addirittura è stato ricevuto e celebrato anche lui dal Papa proprio in questi giorni. Questa politica di Bertolaso come la vede? Confondiamo la politica della protezione civile. Il Papa ha ricevuto Bertolaso non in quanto Bertolaso, ma in quanto punto di riferimento di un organismo, la protezione civile, di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. Io sono orgoglioso di quella protezione civile che va nei momenti di emergenza a salvare le persone disastrate. Altra cosa è la protezione civile SPA degli affari e degli illeciti, per cui è bene che indaghi la magistratura ed è bene, certo, che coloro che sono sotto indagine si facciano da parte. La ragione per cui io ho chiesto, noi dell'Italia e loro siamo stati i primi a chiedere le dimissioni e ancora adesso chi è arrivato dopo? Non so perché, non solo abbiamo chiesto, ma abbiamo fatto anche la mozione di sfiducia.